credono prima di partire. Siamo la prima. Non so se voi credete che si possa uscire da una crisi che non è una crisi della terza guerra mondiale finanziaria, che ha tagliato completamente i redditi di tutti, o troviamo un altro modo di essere. Attenzione, il problema, come riportiamo in giro nei ristoranti a competere quelli che hanno 35-40 anni, quelli che sono completamente tagliati fuori, e che dobbiamo trovare il modo di continuare a fare apprezzare il nostro modo di essere. C'è uno sforzo da fare nel mondo dei ristoratori, perché forse dobbiamo ricomprendere quel piatto unico che una volta non siamo riusciti a fare, che adesso potrebbe essere la soluzione. Possiamo mischiare le grandi produzioni territoriali insieme a quella grande qualità che può esserci, che lei consegna nel tempo reale. Esiste il ristoratore tipico o esiste il ristorante tipico? Che sono due modi diversi di intendere. Fino a ieri il ristorante tipico era quello che ripeteva la ricetta, cioè il ristoratore tipico, secondo me, che è quello che fatto come ha fatto lui, non è disposto a rinunciare alla grossa grande professione, e quando non riesce va a costruirsi il prodotto sul campo. Dobbiamo, secondo me, rimettere in evidenza ancora di più la qualità della materia prima. Lo dobbiamo fare cercando di dare risalto a quello che è tutta la filiera. Lo dobbiamo fare cercando anche di mettere in evidenza alcuni passaggi etici dei nostri prodotti alimentari. Dobbiamo sostanzialmente tutti insieme far capire che non possiamo obiettivamente spendere di più per l'olio che mettiamo nel motore della nostra auto rispetto a quello che utilizziamo nel nostro consumo. Quindi dobbiamo cercare di, davanti a produttori che sviluppano dei processi anche di tipo etico, cioè portare in evidenza gli sforzi fatti da queste persone. Sicuramente una degli impegni che un'azienda come Selecta si sta mettendo su questo settore è proprio questo, cercare di andare ad sviluppare anche l'etico, la sostenibilità degli allevamenti e la sostenibilità della materia prima che stiamo portando nelle cucine dei nostri ristoranti. Chiaramente il piatto unico è una realtà. Io prima ho fatto un appunto: sostanzialmente dobbiamo trasmettere un messaggio, mangiamo meno ma dobbiamo mangiare meglio, e quindi questo è uno dei punti fondamentali, essenziali. Non è necessario, secondo me, fare delle alchimie per creare dei menù degustazione con tantissimi piatti. L'esigenza del consumatore finale è di mangiare un piatto, due piatti, ma dobbiamo mettere proprio all'interno di questo piatto una grande materia prima. Ed per completare il tutto dobbiamo fare in maniera che non solo gli chef, ma anche la sala abbia la capacità, la professionalità per andare a valorizzare e a spiegare quello che in cucina lo chef ha preparato, perché purtroppo non nei mostri sacri dei ristoranti che sono qui seduti qui vicino a me, ma nella ristorazione tradizionale abbiamo veramente un grande stacco fra quello che è la preparazione, l'elaborazione e anche la scelta che tanti chef fanno sulla materia prima, che poi non viene trasmessa al consumatore finale. Cerchiamo di sforzarci tutti insieme anche su questo punto, perché il formaggio di Fossano, l'ardo di Colonnato o tanti altri prodotti possono diventare ancora più delle eccellenze se il consumatore che si mette a sedere e consuma sa quello che sta mangiando. Io penso che noi facciamo un lavoro di servizio, e i lavori di servizio sono per l'industria che non ha più tempo, non ha più soldi. E quindi io non faccio piatto unico e non faccio low cost, cioè divento più accessibile e cerco di fare quello che so fare meglio, punto. Ma voglio essere flessibile, l'ho detto prima, perché voglio fare la fine dei dinosauri. Per fare questo ci vuole un sistema paese. È inutile il povero ristoratore in cima al monte o in mezzo a Roma, è assolutamente inutile, perché torno alla Merkel. Quando ha aperto l'Expo a Shanghai, Merkel è tornata a casa con un contratto di 3 milioni di cinesi su Francoforte. Noi cosa abbiamo portato a casa? Ma il turismo lo faccio io con un buon piatto di minestra o Antonio, ma cazzo, cioè non basta.
cioè qui ci vuole chi lavora prima di noi, cioè noi stiamo facendo anzi troppo lavori, non siamo in grado anzi di farli, cioè io voglio tornare a fare il cuoco, tra un po' infatti non mi vedete più, non mi invita più, che io non vengo più, no, perché o se discorre e trovare una soluzione o se no non serve, cioè deve ripartire, voglio dire, ci vuole a testa un grande progetto, un macro progetto politico che parli di agricoltura e di turismo, dopodiché noi ci siamo, perché se no io bisogna che aspetto i due russi, con due cene risolvo il mio break even, ciao. Cioè, e questa è la storia, no? L'olio, se Zaia in Puglia qualche anno fa dichiarò che non può costare più di 3 euro al litro, e quello non ha capito che tutte queste varietà e tutte queste latitudini, a me il mio olio che lo produco per me costa 11 euro il chilo, che è 10 euro al litro, no? Cacchio, cioè qualcuno bisogna che lo paga, quindi... Cioè low cost, ho avuto una trattoria per 4 anni per le ragazze, una sorta di palestra per le mie figlie, è stato un bagno di sangue perché alta qualità e low cost non funziona, punto. Quei numeri che davi tu Luciano, 100, va diviso in 4, 25 la materia prima, 25 il personale, costi fissi e variabili, altro 25, il 25 va bene, se va bene me lo divido con lo Stato come marginalità, se ne rimane l'8-10, cioè niente, c'è campo una famiglia, poi bisogna dire, contraddicimi tu dove vuoi, perché no? Ma il nostro tipo di lavoro è anche uno stile di vita, cioè noi abbiamo dei costi, facciamo pubbliche relazioni, cioè è inutile che ci viene a contare i tovaglioli, che tutte queste aggressioni proprio sul commercio e sulla ristorazione anche da parte, voglio dire, del fisco, mi pare un po' troppo, non sono negative, non sono propositive. Grazie, ti passo la parola. Grazie. Luigi è sempre completo alla fine. Sono d'accordo con la signora perché l'olio va pagato. È vero però che dobbiamo distinguere, non che l'olio non vada pagato. Esistono dei bravi produttori di olio, esistono dei truffatori, non sono un bersaglio di gambo, non sono le piccole realtà. È vero anche quello che ha detto Lucio. Non si può pagare l'olio meno di 10-12 euro al litro, perché non si può produrre, la signora lo sa meglio di noi, non si può vendere un olio a 2,50 euro, certo quando uno compra quell'olio non è un olio ma è qualcosa che unge e allora va bene che lo compri così. Esistono poi i ristoranti truffa, esistono dei posti dove sono vestiti da posto dove mangi bene o dove dovresti mangiare il prodotto di alta qualità, ma non è possibile, se paghi poco non puoi mangiare dei prodotti buoni. L'ha detto prima Lucio, ha aperto una trattoria dove ha messo, l'ha usato come palestra per le figlie, alla fine un bagno di sangue. Perché? Perché bisogna che... Allora, il professor Corrado Barberis, che ha fondato l'Istituto di Sociologia Rurale a Roma, circa 10 anni fa stesso sul Corriere della Sera, dobbiamo renderci conto che l'alta qualità non è per tutti, non per una questione di ceto. Il padre di famiglia che guadagna, allora era prima dell'euro, guadagna 1.200.000 lire al mese, deve mantenere 3 figli, è chiaro che dovrà poter disporre di comprare un pomodoro buono, sano, ma non potrà pretendere, non potrà permettersi soprattutto di comprare un prodotto straordinario dal punto di vista gustativo, dovrà essere sempre sano e sicuro, questo sì. Poi mi stupisco sempre, ci stupiamo sempre noi che facciamo questo lavoro, come ci siano delle persone che comprano un orologio da 50.000, una macchina da 150.000 e vengono a raccontarti che vanno a mangiare in un ristorante X un pesce straordinario spendendo 25 euro e morissero, tanto hanno i soldi, io capisco quelli che non se lo possono permettere, ma quelli che si possono permettere un orologio da 50.000 euro e vanno a mangiare sperando di mangiare bene 4 tipi di pesce a 25 euro non funziona. Ora, dobbiamo per chiudere capire che il prodotto di alta qualità va pagato chi lo produce, va pagato chi lo distribuisce e va pagato chi lo presenta. Alla fine certo, c'è un equilibrio, non è che possiamo strapagare tutto perché il limite è la disponibilità economica, però alla fine
noi dobbiamo imparare a pagare il lavoro degli altri se pretendiamo che sia un lavoro ad alto livello. Spesso dimentichiamo che noi pretendiamo di più di quanto chiediamo e lì casca l'asino. Quanto, noi siamo un paese abituato alla cultura alimentare. Lo studio che avevi fatto tempo fa, la prima volta che vengono in Italia i turisti da altri paesi vengono per le nostre bellezze artistiche, architettoniche, la seconda volta tornano per il valore della nostra gastronomia, e noi dobbiamo cercare di far capire a chi ci amministra e ci rappresenta che per portare delle persone qui, l'esempio che ha fatto Lucio è ponderato, la merce che si porta a casa dei contratti e i nostri che ci vanno a fare, e noi dobbiamo chiedere all'istituzione di queste persone che lavorino come dovrebbero, e se non lo fanno, per quanto caso. Grazie. Io mi ricollego proprio alle ultime parole, nel senso che quello con cui rispondo è che innanzitutto mi sembra di avere insieme a Fipe colto un argomento interessante, no? È un argomento caldo, è un argomento di grandi potenzialità. Quello che possiamo fare noi come SMEA, e quello che parlavamo prima già anche con Carlo, è di portare un po' ai nostri referenti in qualche maniera il tema e mostrarglielo in tutte le sue potenzialità, in tutta la sua rilevanza, in tutta la sua importanza, e quindi speriamo di rapidamente, in tempi ragionevolmente brevi, di organizzare di nuovo un approfondimento proprio finalizzato a rappresentare la rilevanza di questi temi anche dal punto di vista strategico e di sviluppo dell'economia, non della filosofia, ma dell'economia del paese. Speriamo di farlo rapidamente. Io vorrei ricordare solo tre parole d'ordine, tre cose. L'importanza del turismo straniero, perché è quello che ci può dare più soddisfazioni in termini di reddito oggi. Forse dovremmo aspettare un po' di più per far tornare i 35 anni nei nostri ristoranti, ma oggi abbiamo bisogno di pubblico pagante, no? E questo è molto importante. Secondo, ristorazione leggera. Ovviamente non parliamo dell'alta cucina, ma abbiamo tutta la fascia di mezzo che può fare un lavoro straordinario, negli aperitivi, happy hour, eccetera, 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 che sono spesso anche fatti con prodotti di buona qualità. Quindi cercare di coprire una fascia che è necessariamente un pochino più economica, ma che può anche non rinunciare alla qualità. Terzo discorso, la leva nutrizionale. Mi sembra molto molto importante. Quindi offrire menù con una qualità nutrizionale più alta. Non parlo delle diete speciali, dei celiaci, eccetera, 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 che pure sono sempre comunque più importanti, ma parlo soprattutto anche del miglioramento in qualche modo della pesatura nutrizionale dei menù. Perché in questo secondo me c'è anche un avvicinamento di tutta una fascia di pubblico che ha un'alta capacità di acquisto e che fino ad oggi si trova un po' in un atteggiamento ambivalente nei confronti della ristorazione di alta qualità. Quindi sostanzialmente tre cose. La promozione sull'estero, questo significa raccontare di più anche maggiori strumenti di informazione in lingua. Ne abbiamo pochi. Ristorazione leggera e nutrizione. Penso che su queste tre cose, tra l'altro, l'olio è capofila. Sì, infatti. La cosa che mi viene da dire al termine di questa tavola rotonda è dialoghiamo di più forse con Fipe, perché dobbiamo lavorare noi produttori insieme ai ristoratori per far crescere il proprio comparto. Tante volte sentivo nel mondo del vino hanno un bel modo di affrontare le difficoltà nel loro comparto, e se c'è qualche produttore che non produce bene non dicono che esiste l'olio cattivo, dicono ci sono dei produttori che devono crescere e stanno percorrendo una bella strada. Allora anche noi nel mondo dell'olio diciamo che con la, c'è una parte della ristorazione, una buona parte della ristorazione che deve crescere. Forse dobbiamo lavorare insieme per far crescere questa e per portare avanti l'olio extravergine di qualità. Non mi sogno di chiudere con un tavolo come questo, ma solo l'impegno della federazione che rappresento di riproporre una situazione, non qui, probabilmente non loro, e
la mia proposta che porterò la faremo probabilmente appena finisce l'estate, perché secondo me avremo una fotografia ben chiara. Un dato, noi come sistema di rilevazione del sistema turistico ha buchi, non funziona. Vi do un dato spagnolo, nel sistema del satellitare che quindi mette in piedi tutto quello che è la spesa turistica, in Spagna, dati 2012, il sistema del legato alla ristorazione rappresenta il 24%, il ricettivo solo il 13%. Quindi sfatiamo il luogo, quello che anche da loro nel Mediterraneo si fa perché c'è un luogo del cibo, perché c'è uno studio che sta facendo FIPE e quello che stanno facendo le compagnie, non low cost ma low fare, cioè non la compagnia low cost ma la compagnia che offre comunque servizi, comunque qualità, ma riesce a darlo in un momento competitivo. Questo è quello sforzo che noi stiamo mettendo al sistema, perché l'80% della ripresa di questo paese passa per i consumi nazionali. Quindi dobbiamo ripartire da lì, riappropriarci del nuovo modo di essere, il cibo è l'elemento fondamentale. Vi ringrazio ancora, abbiamo fatto credo una grande cosa qui.